Se Dio non fosse un Dio di amore e prendesse posizione di fronte ai propri figli, quale sorte ci toccherebbe subire? La stessa con cui affliggiamo il nostro viverci, quando l'abile ego seduce la mente con gli stessi veli con cui Salomè rubò la testa del Battista in cambio di un suo capriccio. La storia diventa lezione e non mera lettura, quando insegna ad essere vigili, a vegliare i sintomi che il male insinua nella testa, perché l'antidoto sia il prima e mai il troppo tardi, di un dopo sfuggito al controllo. Perdono, umiltà, altruismo non sono terapie da assumere a stomaco pieno, per farsi farmaco di quel prossimo che sarà me stesso. Rischio di farlo ammalare, se non avrò dapprima guarito il male mio nascosto dentro. Allora mi faccio piccolo, quando riconosco che posso ancora sbagliare. Preservo chi a me si affida perché non diventi il mio errore. Si chiama umiltà. Se riconosco ogni mia debolezza, l'errare sarà umano e il procedere più leggero se pongo le mie scuse al cuore, nel mio peccato di presunzione, e mi faccio perdono. Ogni volta che concedo al mio essere di andare in pace, allora sarò prossimo, perché avrò incontrato non il vero chi sono, ma il sono nella verità di Dio, eterno fanciullo, bisognoso di amore, per crescere uomo e darmi in amore.